giorni all'avvio della scuola in Veneto, dalla regione tutte le ultime indicazioni per insegnanti e genitori, dall'uso della mascherina ai casi di febbre o contagio. A fare il punto anche il governatore Zaia, sarà una fase complicata, capisco le preoccupazioni dei genitori, dice. Intanto la macchina sanitaria regionale è allertata, tamponi anche per gli scrutatori ai seggi. In Veneto orientale anche gli uomini della protezione civile scenderanno in campo per regolare i flussi sui pullman. Appello del sindaco di San Donà, chi può vada a scuola a piedi. È stata attivata presso la sede del comando della polizia locale di Venezia la nuova Smart Control Room, droni e smartphone per una città più sicura. Altra tragedia sfiorata in A4, dove un tir finisce fuori strada all'altezza di San Stino di Livenza, divelti circa 60 metri di guardrail, ferito l'autista. I condomini delle case popolari di Via della Rinascita a Marghera chiedono interventi urgenti al comune, muffa ovunque, vogliamo dignità, dicono. Mostra del cinema, le battute finali, le ultime indiscrezioni vedono Leone d'Oro al miglior film assegnato a Nomadland, la Coppa Volpi per il miglior interprete maschile sarebbe andata a Pier Francesco Favino. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dai numeri del contagio, vi mostro in diretta la tabella, il report regionale arrivato alle 17 che parla di 9 nuovi casi a Venezia, ma sono stati 19 in tutto nella provincia veneziana i contagi nelle ultime 24 ore, 1367 sono gli isolati a domicilio in questo momento. Sarà una fase complicata di convivenza con il virus, così ha ribadito il governatore del Veneto Luca Zaia a poche ore dall'avvio dell'anno scolastico. La macchina sanitaria, dice, è allertata. Capisco fino in fondo tutte le ansie dei genitori. Bisogna essere dei criminali a pensare che i genitori siano degli esaltati. Leggo qualcuno e dice, ma i genitori. I genitori hanno ragione di preoccuparsi, fanno bene a preoccuparsi, lo siamo anche noi, cioè, non è che c'è, è una passeggiata, inizia una nuova avventura. Una nuova avventura quindi che per il governatore Luca Zaia va affrontata con realismo, la prova del 9 di quella che deve essere la fase di convivenza con il virus. Lo sguardo finisce oltre Alpe, dove la scuola è già iniziata. Vedete che i francesi hanno un modello che sarà sostanzialmente identico al nostro, che circoscrivono l'eventuale focolaio, se eventualmente chiudono quel plesso scolastico, ma pensare a un lockdown generale decisamente no. Ma per evitare chiusure totali serve agire con velocità ed efficacia, e qui subentra il piano di sanità pubblica regionale. Abbiamo allertato tutta la macchina della sanità, ho chiesto che ci sia rapidità di intervenire. Nel senso che nel momento in cui c'è da fare un test bisogna intervenire velocemente. Un aiuto potrebbe arrivare dai test salivari in corso di validazione, utili anche per l'autodiagnosi. Nell'attesa però l'appello è quello alla collaborazione. Abbiamo bisogno della collaborazione e della comprensione di tutti, perché siamo in casa d'altri, brutto da dire, ma cioè, non è che abbiamo tutte le leve di comando quando entriamo in una scuola, no? Il rapporto gerarchico con i lavoratori non ce l'abbiamo. Col corpo docente non ce l'abbiamo, con tutto quello che è l'infrastruttura non ce l'abbiamo. Abbiamo però la sanità pubblica che ci permette di muoversi all'interno. Questione di competenze che inevitabilmente apre il fronte dell'autonomia anche alla vigilia delle celebrazioni di inizio anno scolastico a Vo con il capo dello Stato. Il capo dello Stato parla comunemente del progetto di autonomia. Per cui guarda, io penso che sia doveroso attendere l'esito delle elezioni, dopodiché chi vincerà si occuperà di portare avanti questa sfida ancora per l'autonomia. Scuola, Covid e autonomia, quindi nel paese dove tutto ebbe inizio, almeno per il Veneto. Vo penso che sia l'elemento simbolo del coronavirus, che si compenetra con l'altro aspetto fondamentale, il ruolo che hanno avuto i ragazzi in tutta la partita del coronavirus. Da Vo inizierà anche la mostra itinerante dei disegni che partirà da Vo. E che l'allerta sia alta lo ha confermato Francesca Russo, responsabile del Dipartimento di Prevenzione del Veneto, che ha spiegato oggi a Marghera cosa succede se un bambino presenta sintomi. Il bambino che non sta bene a scuola, per uno dei sintomi che fanno parte, diciamo, della definizione di caso, viene fatto accomodare in un'altra stanza, come sempre si chiamano i genitori,
lo porta a casa, contatta il pediatra e si valuta se è necessario approfondire con il tampone. Noi proponiamo il tampone rapido. Se il tampone rapido risulta positivo, si fa la diagnosi con il tampone di biologia molecolare. È questa una delle fasi più delicate e temute dai genitori, la comparsa di sintomi riconducibili al Covid. Una volta preso in carico il bambino che dovesse poi risultare positivo, si procederà per cerchi concentrici. E si fa il tampone, diciamo, via via a tutta la classe, non solo a loro, ma anche al personale docente e al personale scolastico che ha avuto a che fare con la scuola. La priorità per il Dipartimento di Prevenzione è la tracciabilità dei contatti. Questo significa che l'allerta è massima soprattutto quando l'alunno esce dalla sua comunità di appartenenza, cioè la classe. La classe, diciamo, va mantenuta omogenea il più possibile. Se ci sono invece dei momenti di condivisione, questi momenti di condivisione devono essere segnati quando e chi c'era. E questo vale soprattutto per i post scuola. Fondamentale sarà la misurazione della febbre, che per i bambini sotto i 6 anni verrà fatta a scuola, i più grandi dovranno provvedere a casa. Noi abbiamo insistito moltissimo come regioni perché venisse misurata a scuola, ma questa non è passata. E quindi il controllo della temperatura va fatto dal genitore per i bambini più piccoli, quelli delle scuole primarie, e invece secondo me bisognerebbe responsabilizzare quelli più grandi a controllarsi la temperatura. A essere allertata è l'intera rete di pediatri e medici di base, con la regione che intende, a stretto giro di posta, distribuire tamponi. Noi siamo disponibili a fornire a loro tot di tamponi rapidi per i propri assistiti, perché fanno parte appunto dei team che vengono con noi, con i SIS, con i punti appunto di accesso rapido, eccetera, fare le valutazioni e poi eventualmente anche questi tamponi. E a proposito di tamponi, chi lavorerà nei seggi elettorali potrà effettuarlo nei punti di accesso delle ULS. Questa è la nuova linea condivisa con i direttori generali. E nel Veneto orientale, per garantire un rientro a scuola sicuro, scenderanno in campo anche i volontari della Protezione Civile. Scenderanno in campo anche i volontari della Protezione Civile per gestire il flusso degli studenti che per andare a scuola utilizzeranno i bus. E questa è una delle soluzioni individuate da TVO, l'azienda di trasporti del Veneto orientale, con i comuni di San Donai, Jesolo, Cavallino Treporti e Caorle. I volontari saranno posizionati nei punti più critici e dovranno far rispettare innanzitutto le distanze, ricordando di usare la porta posteriore dei pullman per la salita, mezzi che potranno viaggiare all'80% della capienza, come previsto dai decreti del governo. ATVO ha previsto rinforzi in attesa di ricevere dagli istituti gli orari definitivi di entrata e uscita scaglionata. A San Donà nel frattempo è stata istituita una task force proprio tra comuni, istituti, ULS, servizi e compagnia di trasporto. Del resto i numeri sono importanti. Per le scuole superiori sono circa 6.000 gli studenti, di cui oltre metà provengono dai comuni vicini. Per le scuole dell'obbligo sono circa 3.000, a quali aggiungere poi le paritarie, eccetera. Quindi la parte più preziosa della nostra popolazione, che adesso deve essere tutelata e sostenuta. L'appello del sindaco, per chi può, è quello di usare mezzi alternativi, evitando così di congestionare il traffico. E il rischio che noi vediamo è che, ad esempio, per il trasporto degli alunni, degli studenti a scuola, si utilizzino mezzi privati. Questo rappresenterebbe un problema e creerebbe grandi problemi di ritardi, di inquinamento, eccetera. La mobilità alternativa vuol dire l'uso dei piedi, l'uso della bici, chiaramente per chi lo può fare. Tra segnaletica, distanze tra banchi, entrate scaglionate, gli istituti sono al fotofinish. Tra le priorità, garantire mascherine per tutti. Ci occuperemo tutti i giorni, come lo sto facendo dal primo giorno del mio incarico, di approvvigionare, ecco, la scuola, di tutte quelle misure e quei dispositivi di protezione individuale che garantiscono la salute e soprattutto un rientro in serenità. Una notizia da poco giunta in redazione. Prima di proseguire, circa 250 attivisti in tuta bianca hanno fatto irruzione nelle scorse ore all'interno degli impianti Eni di Porto Marghera. L'azione, spiegano gli organizzatori, è rivolta contro un'azienda che rappresenta un esempio esplicito del modello di sviluppo distruttivo che sta generando cambiamenti climatici. Alla raffineria Eni è dovuta intervenire la polizia. Ora andiamo a vedere invece la nuova sede della polizia locale, la nuova Smart Control Room.
Una nuova idea di controllo della città centralizzato, dove attraverso telecamere sul territorio vengano gestite informazioni di varia natura. Una stanza dove lavorano funzionari del comune e dirigenti delle partecipate di gas, acquedotti, spazzatura, trasporti, con l'obiettivo di collaborare guardando le aree critiche sulle quali intervenire. Un concentrato di tecnologia, la Smart Control Room, a servizio dell'organizzazione, dove saranno raccolte le segnalazioni dei cittadini e si interverrà in caso di necessità anche con i droni, il tutto a disposizione delle forze dell'ordine. Qui da qui noi prima risolviamo il problema, ma nel frattempo misuriamo la capacità di efficientare poi quell'intervento, perché per noi ogni chiamata è un guasto, controlleremo i tempi, i modi, la qualità delle soluzioni del guasto, perché i tempi si abbrevino nel tempo e perché quel guasto si risolva sempre meglio. L'infrastruttura sarà inoltre la base per la futura gestione degli accessi in centro storico, tassa di sbarco con la quale il comune, attraverso una rete di tornelli automatici e una chiave app per i residenti, regolamenterà il flusso dei turisti, una misura che dovrebbe partire in primavera. Abbiamo anche un sito che si chiama Dime, è un sito che sarà collegato sempre più anche agli smartphone, che serviranno per accedere alla città di Venezia, per cui per i cittadini noi metteremo i tornelli e i cittadini, i lavoratori, gli studenti, tutti gli aventi diritto avranno la chiave, come se fosse un cancello. Chi invece viene per visitare la città dovrà prenotarsi. Ma l'idea di sicurezza va oltre gli occhi della grande macchina avveniristica con una proposta di legge. E dare i poteri penali al giudice di pace. Per poter da 1 a 10 giorni di cella, da basso ci sono le celle, le abbiamo già fatte, mi basta un documento che il governo faccia. L'intero progetto della torre di controllo cittadina, finanziato in parte con fondi europei per oltre 5 milioni di euro, in parte con risorse del comune, rientra in un piano più generale di quasi 20 milioni che l'amministrazione investe per dare nuova funzionalità ad una zona strategica della città, ha spiegato il sindaco, mostrando i locali della nuova sede della polizia locale che ospita la Smart Room. Alle 3 della notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra il casello di San Stino e la diramazione per la 28 Porto Gruaro in direzione Trieste per un auto articolato che è finito rovesciato sotto il piano stradale dopo aver divelto circa 60 metri di guardrail. Ferito l'autista, un rumeno di 57 anni, trasferito poi in ospedale a Porto Gruaro. Il candidato alle elezioni regionali per il centro-sinistra, Arturo Lorenzoni, compensa la sua assenza salutando i partecipanti all'Assemblea del Veneto che vogliamo attraverso un robot. Lo spirito è saldo e i risultati arriveranno. Ad un robot è toccata la sintesi dello spirito della competizione in questa sfortunata presenza assenza, compensata anche, e perché no, dalla tecnologia. Robot che ha permesso in versione tecnologica la materializzazione scherzosa attraverso la voce registrata del candidato di centro-sinistra Arturo Lorenzoni. Per alleggerire la pressione di una campagna elettorale portata avanti in questi giorni decisivi con le difficoltà di un leader ricoverato causa Covid. Assenza presenza ribadita anche da un video che i candidati del Veneto che vogliamo, riuniti oggi nell'Assemblea regionale del Movimento Civico e Popolare, hanno voluto trasmettere per aprire i lavori. Video che ha ripercorso l'impegno del candidato Lorenzoni, profuso da amministratore, vice sindaco di Padova, e la volontà, grazie alle 5 liste che fanno riferimento al mondo democratico, di essere alternativo alla destra conservatrice, e poi spazio ai lavori che hanno registrato interventi dei candidati, spaziando dalle tematiche ambientali alle tematiche calde del momento, alla centralità di istruzione, scuola e lavoro. Ora a Marghera per sentire la voce dei residenti di un condominio delle case popolari di Via della Rinascita che chiedono interventi urgenti. Via della Rinascita a Marghera. I residenti del civico 163 sono senza luce delle scale e l'umidità, segnalata più volte all'ente di competenza, li ha messi a dura prova. Qua comincia l'umidità e da sta umidità mi adiacente è a camera della ragazza che ha 16 anni, asmatica, di cui il muro aspira, è come una spugna, assorbe, è una spugna, quindi tutta l'umidità delle scale me la va nella sua camera. Questa è parte interna della camera della bimba che è adiacente alle scale, che comunque trascende, passa tutta l'acqua, tutte le filtrazioni, tutta la parete, di cui la casa nuova, restaurata, data settembre,
E questo è il risultato. E i lavori finalmente arrivati a febbraio non sono però stati conclusi. La parete che dà sul pianerottolo è rimasta aperta e comunica con i servizi igienici dell'appartamento. Senza luce nelle scale, nei campanelli che non funzionano, funzionano quando vogliono. È tutto dovuto ai lavori che sono stati fatti. Se fossero stati fatti meglio a suo tempo, le cose sarebbero funzionate. Questo febbraio sono venuti, hanno rotto, come ha visto, il muro, hanno rotto il muro che si vedono i piatti doccia, hanno lasciato i fili della corrente, come ha visto, hanno messo una protezione volante, ma è una cosa che dovranno rimettere a posto, perché l'acqua è uscita anche dalla plafoniera e non possono lasciarsi così, non possono e non devono lasciarci così. Vogliamo vivere anche noi dignitosamente come gli altri. Campanelli rattoppati con il sughero o messi provvisoriamente, ci segnala un residente che li ha aggiustati come poteva. Se non c'è dentro il sughero, i campanelli non funzionano. Ce l'ha messo lei? Certo. E poi la muffa ben visibile sui muri, problema che i condomini, per lo più anziani o famiglie, chiedono sia risolto una volta per tutte, ma oltre all'interno chiedono anche il controllo e la manutenzione degli alberi, problema che spaventa vista la violenza dei temporali che ormai si abbattono sempre più spesso sulle nostre città. Ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete con noi. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora della mostra del cinema di Venezia. Poche ore dalla cerimonia di premiazione, ormai davvero manca pochissimo. Secondo le prime indiscrezioni, i film italiani sarebbero fuori dal Leone d'Oro e dagli altri premi principali, fatta eccezione per la Coppa Volpi maschile, che andrebbe a Pier Francesco Favino per l'interpretazione in Padre Nostro di Claudio Noce. Vincitore, sempre secondo i rumors dell'ultima ora, Nomadland, il terzo lungometraggio della regista Chloe Zhao, prodotto e interpretato dall'attrice premio Oscar Frances McDormand, tratto dal libro Nomadland, un racconto d'inchiesta della giornalista Jessica Bruder. Oggi abbiamo detto è la giornata dei premi, andiamo a conoscere l'artigiano veneziano che prepara proprio questi leoni d'oro. Oggi è la loro giornata, quella dei leoni, sognati, ammirati, perfino coccolati. Abbiamo seguito lo sbarco dei premi al Lido, incontrando chi li produce. Un'eccellenza veneziana, l'artigiano Cristiano Moschini, titolare dell'azienda di famiglia La Santi di Venezia. Mio nonno aveva rilevato l'azienda dal vecchio incisore Santi, che era una ditta storica del 1850. Mio nonno rilevò l'azienda nel 1935 e dopo mio nonno si è succeduto a mio padre e dall'80 sono io che gestisco l'azienda. Il lavoro dei leoni d'oro della mostra del cinema è un lavoro che io fin da bambino ricordo da sempre. Tradizione, ma al tempo stesso anche modernità. La preparazione dura mesi. Quando è febbraio-marzo cominciano i primi contatti con l'ente, in modo che si cominci a predisporre quello che è il piano di tutta la stagione, che ovviamente comprende anche le manifestazioni collaterali alla mostra del cinema, quali architettura, arte, danza, musica, teatro, per cui per noi è un lavoro globale che diciamo prende 6 mesi dell'anno. Da raccontare è anche la notte che precede le premiazioni. Ecco perché. In anteprima sappiamo sempre i nominativi perché fisicamente dobbiamo completare l'incisione dei premi, perché i premi, a differenza di altre manifestazioni, sono nominativi, per cui ogni leone che viene dato ha già il nome del premiato, del film, del regista o dell'attore che è stato premiato. E nello spazio della Regione Veneto è stato presentato il cortometraggio che racconta il Covid con gli occhi dei bambini del comune di Vo. Di una festa paesana, di ballare a perdi fiato, di andare sulle giostrine di zucchero filato. Il dramma del coronavirus visto con gli occhi meravigliosi dei bambini e dal cuore dell'epicentro, il comune di Vo Euganeo. È un documentario davvero straordinario.
quello arrivato al Lido alla 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presentato nello spazio della Regione Veneto alla presenza anche del Presidente della Film Commission del Veneto, Luigi Baciarli. L'emozione arrivare a Venezia è un'emozione enorme, per noi essere presenti per la prima volta in questo che è il Tempio del Cinema con questo nostro cortometraggio che mi ha riportato alla mente tutti i momenti che abbiamo vissuti chiusi in casa con i nostri bambini. E vederlo qui adesso sembra qualcosa è qualcosa di emozionante perché mi emoziona ancora adesso. Interpreti straordinari i bambini. Sono dei bambini eccezionali che sono cresciuti con l'appoggio di genitori che trovo all'altezza di creare i bambini che domani dovranno crescere in modo sereno e serio, cioè è difficile raccontare quello che si prova. Sono orgoglioso di loro, dei loro genitori. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone ben presente sull'Italia e dunque anche sul nostro territorio farà sentire il suo effetto. Il dettaglio di domenica 13 settembre. Sul Veneto avremo un contesto, vedete, decisamente soleggiato. Sarà asciutto e stabile, con cielo sereno e sgombro da nubi. Qualche velatura in corrispondenza dei rilievi, ma senza piogge. Temperature stazionarie minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 28 e 31 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, poche novità con sole, vedete un po' su tutti i settori e cielo ancora sereno o al massimo velato. Temperature minime fino a 22 gradi, massime sui 30 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà lo stesso, soleggiato dappertutto, qualche nube sui settori di confine, ma senza conseguenze. Temperature minime sui 18 gradi, massime fino a 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.